Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Nella sua autobiografia si leggono una bella romanzina ai giocatori. Partecipare a questo concorso che è bellissimo. Dei fast food più ricchi di cibo, più ricchi di cibo. Da ragazzo faceva il ballerino, andava in una scuola di ganza, vicino alla parsimonia, alla frugalità e alla frugalità. E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile. Barbara Scaramucci, direttora, gli occhietti gli hanno brillato. Ma perché la pasta è rigorosamente al luogo, quella fresca. Professore fuori dalla sala operatoria. Epimediologo. No. Epimediologo. Epimediologo. Cos'è epimediologo? Lo chiedo scudo. Le storie del Westerner, state guardando, ha dato a mio giudizio il meglio di me stessa. Io vorrei di grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incansi. A fra poco. Prima della caduta del muro di Merlino, non so. Tutto giusto, tutto legittimo. L'Osservatore Romana, che è sul Messaggero. La stampa, vediamo la copertina di Panorama. Panorama, azione, l'era gli dedica quasi tutta l'apertura. Alfonso Tagina è reato non educare. Della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa, ci sono 4.000 kamikaze. Dunque, Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato. La signora Annunziata Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Stanno qua. Buongiorno, non me ne era accorto. Uno piacere, al grande piacere ospite, di avere ospite il ministro del Debrano, reduce dai successi di Pirandello. Io volerei capire una cosa. Panariello. Tutti sanno cos'è la prostata, la prevenzione dei tumori all'apparato dirigente. Si gelano le vene del sangue. Avrà conosciuto o ha conosciuto alcune di queste ragazze? I giovani studino le scienze, si applicano sulle scienze. Polemista di primo ordine, ci sono migliaia e migliaia di cani che sono nei calini e che aspettano un padrone. Subito la parola alla mia cara collega Roberta Mali, la nostra rassegna stanca. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata e buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana. Sveglia a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine, no.